all'interno di Medicale a Fontana del Topò, che è vicino a Trino, vicino a Vercellese, comune di Fontana del Topò, chiesa di San Rocco, secolo XVII. Caratteristico. Padre Pio, vicina. Di Calcutta, bella chiesuola. Come potete dire, la fraternità, secondo incise, ci è stato il senso pubblico. Anzi, poi possiamo fare una capatina a vedere la chiesa? Non potete la chiesa, altra chiesa. Dell'osso, sperando che ci sia posto. Dolci, ma prima che per me. Ben ambientato, molto gradevole. Qui c'è la roba della cavalletta del abbiamo mangiare il profilo. Prova a mangiare uno, prendi un porcino che viene in mente. Porcino. Un po', non posso mangiare così veloce. Mangia, se tieni la pettina ferma. Sorridi, sorridi. E così iniziamo a mangiare anche noi. Ho mangiato finalmente il santo dell'orso, 30 euro a testa. Ho tagliato quei porcini che era splendido. Ci andiamo a vedere la riseria. Cos'è che fa vedere la riseria, Venanzia? Com'è? Le vecchie macchine antiche sono anche queste, le vecchie macchine antiche, cioè che sia di Windsor. Comunque, pur essendo un paesino, sono attivi sul piano anche culturale, no? I casi artisti. Andiamo a prenderci il caffèino? Che veniamo adesso
la riseria. E cos'è che fanno vedere, hai detto? Ah, le macchine, già, giusto. Non rammentavo. Non metto corsi d'acqua. Non metto, no. È difficile. Tanto qui ci sono anche i buoni vinelli. Non so vedere un po' qui com'è? È presto, sono le 2:30. Va bene. Ci vediamo dopo un paese. La Lidia bisogna. Ti prendo un po'. Controllo se funziona. Ci ho speso una cifra. Sai? Comune di Fontanetto chiede se deve essere il primo paroxico antichi affreschi. Mezzo granaio. Ciao Beccagnù. Che c'è? Che vuoi? Abbaia, su, su. Ciao. Cos'è, ancora più in là? Un'ansia? È ancora più in là? Non è questo? Cammina, cammina. Sto avvicinando il luogo previsto. Com'è? Vediamo. Non c'è nessuna indicazione.
la ricerca della riseria perduta. È lì forse, eh? Proviamo andare lì? Ma qui non si può nemmeno passare? Per attaccare magari i cavalli. Chiedevo lontanetto, non so se chiedo come si pronti per il secolo quindicesimo. Don Battista Viotti, il merito locale. Adesso in attesa che incominci, detto che si può fotografare tutti, cosa che facciamo? Adesso comunque, magari guarda con colpo, però se guardi un pochino che non c'è nessuno, magari guardi con più... in funzionamento, parte operativa del sistema, quindi facciamo una vista a producerlo prima che inizi fisicamente la visita. Aspettiamo che inizi la visita. Chiusa la macchina aperta. È chiusa perché? La macchina è chiusa perché? Va bene, vado a prendere. Dai, sarà. Tempo di trovare fisicamente. Tieni la tua, no. Aspetta, questo qui sì, quando ero giovinetto, la tribiatrice, te lo ricordi o no? Cioè, vivi nel tuo paese o no? Ok. Di macchina, di macina per lavorare il riso. Siamo nel 1500. Qua. Comunque vi do il benvenuto, siamo al mulino San Giovanni che dal 2004 è diventato un ecomuseo delle terre d'acqua e della regione Piemonte. E questa struttura che visiteremo e che metteremo ancora in funzione utilizzando solo l'energia dell'acqua, solo con l'acqua, pensate, è stata costruita nel 1910. La parte più antica, che salendo sul canale poi vedremo, la parte da cui prende il nome, il mulino San Giovanni, invece è del 1485. Tutto. E lì c'era il vecchio mulino, con le macine da mulino, cioè nasce mulino e non riserie, perché all'epoca su questo territorio non si coltivava ancora il riso. Il riso in Italia si pensa sia arrivato verso il 1000, portato probabilmente dagli arabi, da Sicilia, ma hanno salito Marco Polo forse anche. Qui i monaci cistercensi dell'abbazia di Lucelli, io non so se ne avete sentito parlare, ne avete... Non è visitabile, bisogna prenotare. Sì. E all'epoca anche i monaci erano stati insediati nel 1100 dai marchesi del Montferrato, che erano signori del stesso territorio, i medesimi marchesi che avevano fatto costruire questo mulino per dare possibilità agli abitanti del paese di macinare. E perciò sono i monaci che prendono il riso e incominciano le giorni, diciamo, le piccole affettazioni. Si può dire per terra e non si bestemmia. Che all'epoca era carino.
bellissimo, era ritenuto una spezia. Che cosa? Infatti, volevo dire particolare, hanno trovato la veneria a Torino, Torino, non so se nei sì. Vecchi libri contabili, nei vecchi documenti, i conti, no? Le spese riferenti al 1400, qualcosa di quel genere. Un chilo di riso in rapporto costava 10 volte un chilo di miele, perciò immaginate, era solo nel 1500, fine 1500, i monaci iniziano a coltivarlo su una scala, diciamo, su almeno un terzo, un quarto di questa pianura, di questo territorio. Perché questo? Perché la difficoltà a lavorare il riso era parecchia. Voi immaginate il grano, un mulino, vedete quella prima macchina, non questa, la prima, quello è un mulino, montato. Quale? Quale, scusi? Ah, quale. La prima, quella anche col visto. Cassettone. Ah, capito, capito. Perciò era semplice, il grano che andava giù, la macchina di sotto era ferma, la macchina di sotto. Il riso invece bisogna riuscire a pulirlo senza togliere la nonna senza roba, durante la visita vi farò vedere un filmato di 10 minuti prodotto dall'Ente Risi di Milano, molto ben fatto, nella quale illustra bene sia la coltivazione che la lavorazione moderna, oggi, attuale, del riso. Noi invece facciamo tutto indietro, perciò lo vedremo poi anche nel filmato, come si presenta questa pianura, con le varie fasi di crescita del riso. Il risultato è che il riso a settembre, se tornate, è così. Una volta potete immaginare con quanta fatica, falciato a mano, portato a casa, battuto sulle ali con dei treschi, ho passato addirittura sempre con dei cavalli per poter staccare questi. Riso oggi con le mie trebbie. Io dopo passo gli isolini chiccati. Ah, no, scusa. È risone, si chiama risone, non è ancora risone. I treschi cosa sono, signora? Aspetti che... Ancora la buccia, ancora non riesco... È ancora... A staccarlo, eccolo qua. Il risultato è che da lavorare così è avvolto da una buccia che punge, che è ricca di silice, che è tossica. Anche le galline morirebbero, dovessero mangiarlo. Ah, sì, anche le galline. Un animale è tossico. Ah, in una certa quantità. Perciò immaginate la difficoltà di riuscire a togliere questa buccia così ben attaccata al chicco senza romperlo. Questa lavorazione, vedi? Questo riso integrale perfettamente commestibile, si è mangiato così fino a metà 1800, non c'era altra lavorazione. Però un ottimo prodotto, ecco, quello non c'era una sbiancatura, così come il pane, le farine erano integrali, certo. Scusi, cosa sono i treschi? I treschi cosa sono? I treschi che hai detto prima? Sono specie, poi di lame ce ne sono, di bastoni molleggiati, collegati con un pezzo di cuoio per poterlo sbattere. Ah, ho capito, quindi, una seconda lavorazione, questa circa inizio 1800, la sbiancatura con questo porta come... Non rovesciando, La sbiancatura cosa comporta? La toglie della culla, cioè questa farina... Come la chimica, no? Com'è? Perde. Per fortuna ancora oggi è tutto fatto in modo meccanico, non si usa né chimica, né sbiancante, né niente. Questo anche con le riserie moderne. Perde un po' in vitamine, perde in sali minerali, perde la gemma, cioè l'olio di riso, perde un po' di... perde anche la parte più grezza, più ruzza. Sì. Quindi lei mangia l'integrale? Ma io ho sempre fretta, allora... Già pronto lì, precotto. 45 minuti di cottura. E questo è anche più dolce, questo è un po' più di fieno, come devo dire. Comunque, se volete, lì c'è uno spaccio che c'è un agricoltore già arrivato che vende il riso, c'è anche l'integrale. Il riso, tutto sommato, con la complessità della lavorazione, della coltivazione, tiene un prezzo anche molto a caro. Questo era un chilo.
Si, si può prendere qua, signora? Si può? Grazie. Sì. Questo si abbassa un po'. Il giornale di cui usare più molto. C'è Dovevo passare in questi macchinari per togliere il piccolo che nel frattempo si era rotto. Picco rotto, il picco un po' più piccolo, no, picco... E com'è che faceva a fare questa selezione meccanica? Oggi questo lo vedremo nel filmato, viene fatta con le macchine ottiche, sì, sì, sì. L'evoluzione passa sul tappeto volante, sì, 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 sì. E lo vede, lo scalda. Invece? Qui sono quello meccanico, cioè? Non c'era altro. Vedete, quelli sono divisori, cioè dividono dalla chicco rotta. Vedete il tessuto? Di quei rulli che sì, ha fatto sì. Anito d'ape, sì. Questi girano, quando funzionano girano, il picco, il piccolo nido, quello rotto si infila alla misura di quei, si infila lì e finisce poi da un'altra parte. Sì, lui prosegue, finisce in quelli che invece vedete che sono le fine, ogni rete è un po' più piccola, sì, sì, sì. Della misura. Lì queste anche girano, le spazzole aiutano, perché adesso sono arrugginiti, sì, sì, sì. Erano lucidi, perfetti. Sì, sì. Il chicco più piccolo, non della misura, nella misura standard che voleva il mercato, usciva da quello grillo e veniva eliminato, cadeva di lì, veniva, finiva, poi lì veniva finito. Bello. Quello perfetto usciva, finiva il percorso. In questo modo comunque perfettamente si riusciva a togliere il chicco. Per modello, cioè deciso, dice la macchina. Tipo meccanico, c'è una cifra delle tazze, ogni macchina ha questa, anche la caduta, tubo vicino, per gravità, il riso quando finisce, più piani, in basso, per lavoro di pulitura, lo porta su, sono l'occhio umano, adesso usano il laser per levare il terreno, il si coltiva bene perché il fondo è argilloso, e l'acqua una notte in tutto il terreno rimane poi poco, poi giù nel del poco, questo del lente risi un commentario da Milano. E poi continua a passare dalla risa dell'altra fino ad arrivare al poco. Hai sempre il movimento là. Ed è la le camere in dentro sono piano, le sono le mesi d'acqua. Quindi c'è la poesia un po' ironica del cosiddetto mare a quadrette. C'è il mondo alla rovescia, in questo specchio che ad ogni vento tremola le scintille. E poi che vanno come trattori nell'acqua e seminano. Seminano l'acqua. Perché qui mettono a bagno il riso, i sacchi, le bagno nelle sacche, le giorni, tutto, cioè, pesantissimo, e vanno in fuori. E mettono i sacchi, poi dopo dice, però, non seminano. Poi, le cose la cotta è ad agosto? Ottobre. 5 mesi, per quando il riso è risolto, l'evoluzione del riso con attraverso un gesto di immagine, si capisce proprio che sono in rosa della lente italiana e internazionale di riso. Parte superiore del riso. Guarda il risaio.
turbina, il meccanico, idraulico, siamo in un posto magico. Scusa. Per quella volta rappresentava la forza motrice per utilizzare i vari edifici che esistevano. Qua dove siamo noi nel 1600 c'era la ruota a pane, era posizionata praticamente lì dove c'è quel tonaco rotondo. Così. E la ruota che avete visto arrivando, ovviamente ricostruita solamente qualche anno fa, nella parte in legno che era completamente marcita, quella ruota dava l'acqua al mulino San Giovanni, che è questa struttura. 1640, non c'era nient'altro, la regione agricola ha preso poi il nome dal mulino, infatti si chiama zona San Giovanni questa, per gli agricoltori, era tutto diverso qua, quindi immaginatevi, la sponda in pietra, in terra, non c'era la reseria, lo sbarramento era completamente diverso, evidentemente l'alveo del canale arrivava fino lì, copriva completamente il muro, uno sbarramento qua e la ruota a pane del mulino. Nel 1911, dopo diverse vicissitudini, viene fermato il mulino, viene costruita la nuova reseria, quella che avete visitato, che voi visiterete tra un po', nel 1911 appunto, la ruota a pane non è più sufficiente per l'energia necessaria e viene messa nel canale quella turbina, una Francis, italianissima, costruita dall'Ansaldo, che praticamente con la stessa portata d'acqua riusciva a rendere quasi 10 volte di più rispetto alla ruota a pale. Concettualmente è una ruota a pale anche lei, nel senso che dentro non si vedono, ha due giranti metalliche che ricevono l'acqua da sopra e spingono praticamente, riuscendo a reagire molto più pesantemente rispetto alla ruota, rendendo quindi 50 kW di potenza. Tenete presente che l'impianto di casa nostra, di casa vostra, solitamente 3 kW, giusto per darvi l'idea, 50 kW una turbina di 100 anni fa, quindi stiamo parlando di numeri grandi, anche se oggigiorno voglio dire gli impianti sono molto più potenti, ma per l'epoca era già una turbina, no? Considerando la ridotta portata d'acqua, che è di 2 metri cubi al secondo, e il ridotto salto che c'è, 2 metri di livello tra il tramonte e valle. Allora, la turbina ha fatto funzionare la reseria, per anni è stato utilizzato questo luogo che si chiama sbarramento idraulico barraggio per alzare l'acqua e sfruttarla anche nelle risaie. Infatti il livello era sempre tenuto al massimo per fare in modo che l'acqua del canale potesse entrare nelle risaie che ci sono verso sud, verso il Po. Poi 2 anni fa, per evitare a noi l'incombenza che comunque abbiamo sempre avuto di regolare la paratoia, sembra banale regolare l'acqua di un canale, adesso è asciutta praticamente, c'è pochissima acqua, tra 2 settimane ne viene messa un po' di più, credo, e si arriva ai 2 metri cubi, non è banale, uno pensa, basta chiudere la paratoia, regolarla, no, l'acqua in un canale come in un fiume è sempre mutevole, nel senso che i 10 centimetri da un minuto all'altro cambiano tranquillamente, per cui dovresti sempre essere lì a regolare alto-basso, e il consorzio ha capito questa cosa, insomma, anche con un po' di ritardo, ma è stata capita, eccepita, e hanno costruito quello sbarramento che vedete là, molto più tecnico, molto meno fascinoso se vogliamo di questo, ma i tempi sono quelli, efficace, efficiente, ci sono 3 paratoie e 3 chiuse che quando ci farà l'acqua nel canale saranno completamente abbassate, l'acqua si alzerà a monte e nella parte centrale, non so se riuscite a scorgerlo, le 2 sponde sono più basse, si chiama versatoia quella cosa lì, di modo che l'acqua che si alza, quella in eccesso, passa sulla versatoia ed esce, quello è livellato in automatico da solo, non serve più che il bombo vada lì ad aprire e chiudere, si regola da solo, solo in caso di piogge consistenti allora bisogna andare ad aprire le chiuse, altrimenti rimangono praticamente chiuse, le chiuse, fino ad agosto quando qui tolgono l'acqua. Ok, vediamo adesso. Allora, questa è la ruota motrice, la culeggia motrice, scusate, il vostro meccanico mi maledirebbe, si chiamano culeggia per ruota, Allora, la culeggia motrice è questa qua, che riceve direttamente la forza dalla turbina, la sotto, poi dopo tolgo la corda, la vedete, c'è un'altra culeggia grande come questa, importante la grandezza, perché con lo stesso diametro si mantiene la stessa velocità. Pensate al rapporto sulla bicicletta, quando funziona la catena e manda le corone, anche qua è tutto un gioco di corone,
grandezze di diametro, veramente non ce n'è un uguale, perché ogni macchina necessita di una velocità diversa dall'altra in base al lavoro che fa. E allora, un'ente motrice, ma quella lì con l'albero, l'albero è il tubo di ferro che collega praticamente le ruote, le curette, viene trasferita l'energia a questa qua, stesso diametro, di stessa velocità di ruota, sarà, non c'è l'albero praticamente nella ridistruzione, nel senso che quell'albero lì parte da tutte le cinghie trattate sopra, all'esterno di tutta la ricerca. E anche i difetti di natura del macchinario, per usare per i muti, e così devo mettere la mano vicino il morto, e poi lo fare il tuo volto, e questo è il distretto della viseria San Giovanni. Nel corso dei semi bianchi, dei bisetti, ed erano di cibi diverse, guardate la, addirittura questa qua deve essere stata molto più larga, era tagliata, era tagliata. Molti prodotti. Poi essere spiritoso, sempre si riesce. Come Crozza, no? Alle volte piace, alle volte un po' meno, vero? No? Faccia quello che crede. Vedi Crozza, no, qualche volta, no? L'ha mai visto? Non proprio, cioè, non sento mi piace. È vero, e poi non. Lui è bravo nelle, esatto, lui è bravo qualche volta e poi a breve distanza, perché poi sta stufa. Esatto. Comunque alcune. Sì, alcune missioni erano buone, quando faceva il zicchichi, quando faceva quel scienziato un po', sì, poi erbavo quando faceva il brunetta che scava giù da poltrona, no? E poi Fufas, l'architetto, poi qualche volta quando imita anche Renzi, brava. Sì. Poi il resto perde, poi non so, fa quel allenatore, come si chiama, del Genoa, che non interessa, cioè interessa a un genovese, ma gli altri che non interessa. Non così. No, così. Poi il problema è appunto che lui è troppo lungo, nel senso, mentre lo batter chiari, eccetera, potevano anche fare lunghi tempi, non scattavano mai. Esatto. Questi sono un po' carenti, diciamo. Cioè, non c'è più quelli una volta, no, che c'è un'altra professionalità, adesso sono un po' improvvisati, vabbè. Comunque mi sei bravo, tutto quanto, così. Ok, allora vado, colgo l'opportunità, è aperto, si può? Da dove arrivava? Da Lomazzo, in zona del Comasco. Ah, bene. Ok, si può andare? Grazie. Abbiamo tolto da lì l'elevatore, saliva qui e andava in quelle macchine che vi ho fatto vedere. Stavo per mandarlo via, ma quando lo chiamavo di nome, non lo lavoravo ancora. Vaccinazione. Allora, se lo scatto del riso che questo viene eliminata, ho capito. Eliminato questo, come dico, al fine 1800, inizio 1900, quando non c'era il cemento, veniva macinata e la macinavamo con queste macine. E viene usato insieme? E con la calce si facevano i mattoni. Perché non prende fuoco? Non prende fuoco e non prende umidità, quasi. Capito, bello. Successivamente va in questa riseria, siamo nel 1800, prima di questa riseria, questa macina macinava pietra, faceva calce, facevano i mattoni in questo punto qua, poi a fine 1800 viene eliminata, viene lasciata questa macina, noi la riprendiamo, ce l'avevano insieme della prima natura.
perché c'è la roba, non c'è neanche scavi riso. No, se mette grandi due movimenti di rotazione. Flette, quel tanto quando parte fa un po' elastico. Non si è elastico, non si riesce a riscaldare. E poi gira più facilmente. E poi anche elastico. Eppure, come dicevo il mio... Nel periodo di mio marito e meno di tre generazioni quando hanno comprato questa azienda non è mai successo, mi erano molto capaci di fare Gabbiano, una casa di Gabbiano e questa è più bella. Foto del selfie.